Coronavirus e scuola, attivate le USCA scolastiche. L'assessore La Galla, potenziamo l'assistenza sanitaria per evitare la didattica a distanza. Mafia, sequestro beni per 250.000 euro a Diego Guzzino, esponente della famiglia di Caccamo. I dipendenti regionali querelano Musumeci, raccolta firme e sit-in di protesta per dire basta agli attacchi contro il pubblico impiego regionale. Torna da domani a domenica a Palermo il Festival delle Letterature Migranti, quest'anno il tema è Oasi e Deserti. Il Palermo torna domani nuovamente in campo, giocherà al Barbera contro la Turris. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è martedì 20 ottobre. Come avete sentito nei titoli, torniamo a parlare di coronavirus e scuola. Attivate le USCA scolastiche, l'assessore regionale all'istruzione, La Galla, potenziamo l'assistenza sanitaria per evitare la didattica a distanza. Con provvedimento preso dall'assessore alla salute Ruggero Razza, condiviso e sottoscritto anche dall'assessore all'istruzione Roberto La Galla, viene elevato il livello di sicurezza sanitaria nelle scuole attraverso il rafforzamento numerico ed organizzativo delle USCA scolastiche, che già da alcune settimane svolgono attività di supporto e assistenza agli istituti scolastici del territorio regionale. Al fine di accelerare le procedure di campionamento e controllo sanitario per la prevenzione e il monitoraggio dei contagi in ambiente scolastico, saranno stabilmente potenziate su base provinciale squadre e gruppi di lavoro speciali destinati al controllo delle scuole. Saranno resi disponibili numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica ad uso esclusivo dei dirigenti scolastici al fine di assicurare continuità e tempestività degli interventi in costante raccordo tra domande e offerte di prestazioni anti-Covid-19. Grazie al potenziamento delle USCA scolastiche disposta dall'assessore alla salute d'intesa con l'assessorato istruzione, viene ulteriormente incrementata l'attività di monitoraggio, prevenzione e controllo sanitario presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dichiara l'assessore La Galla. Fino ad oggi l'incidenza statistica del contagio nelle scuole non supera lo 0,3%, ma è necessario mantenere elevata l'attenzione e la vigilanza sanitaria affinché le scuole possano continuare ad erogare regolari attività formative in presenza. Stiamo cercando di limitare il ricorso alla didattica a distanza, che resta uno strumento complementare nelle scuole superiori. Teniamo invece ad assicurare continuità ai percorsi della scuola dell'infanzia, primaria e media, con l'obiettivo di evitare pregiudizi e rallentamenti dei percorsi di crescita e maturazione degli studenti più piccoli. E ancora coronavirus, aumentano i contagi, l'ASP di Palermo in prima linea per prevenire ed affrontare un'eventuale nuova ondata. Attenzione è rivolta soprattutto ai soggetti più fragili e non autosufficienti per garantire assistenza domiciliare. Ascoltiamo il direttore generale dell'ASP 6, Daniela Faraoni. Noi naturalmente siamo impegnati in prima linea e in questo momento la nostra preoccupazione è quella di non anticipare il momento, diciamo, in cui questa situazione possa diventare grave e quindi poter intervenire con modalità che possano differenziare i nostri livelli di cura. Intervenire anche in altre fasi in cui siamo di fronte a soggetti sintomatici ma non gravi, pauci sintomatici o addirittura senza nessun sintomo, ma che comunque hanno bisogno dell'isolamento e di un sistema di continuità di cure adeguate. Quindi il territorio si sta muovendo in maniera ampia. Le nostre USCA hanno creato una rete in tutto il territorio in grado di raggiungere al domicilio i nostri soggetti. Abbiamo una bella organizzazione anche per i punti di drive-in dove i gruppi più numerosi possono essere sottoposti al tampone in maniera rapida e con estrema facilità. E poi naturalmente abbiamo dovuto cominciare a pensare per gli asintomatici
che pur non essendo gravi sono però soggetti non autosufficienti. È un fatto risaputo che il Covid ha colpito soprattutto nel nord, nelle case di riposo, nelle comunità alloggio. Quelli sono un punto di fragilità del nostro sistema, perché lì il Covid purtroppo trova molto spesso una facilità di sviluppo e di contagio. E allora abbiamo dovuto pensare anche a soluzioni adatte per questa tipologia di pazienti che appunto non sono autosufficienti ma che non devono stare in un ospedale. E quindi abbiamo pensato all'RSA Covid e abbiamo pensato in maniera anche sperimentale, perché non esistono uguali modelli che possono essere similari, a dei domicili protetti per soggetti che appunto non possono stare da soli, non possono stare isolati se non a contatto con altri, ma che non hanno quella gravità prevista per un ricovero. Durante la prima fase Palermo ha investito moltissimo nell'ampliamento dell'offerta delle terapie intensive. Palermo oggi ha terapie intensive più che a sufficienza, abbiamo lavorato in maniera preventiva, in maniera adeguata. Probabilmente sugli acuti è un'operazione che invece dovremo adeguare periodicamente, cercando di prevenire con urgenza e con velocità un attimo prima rispetto a un dato di diffusione maggiore della pandemia, e poter aprire quindi con rapidità i posti che possono essere necessari. E ancora impennata del numero di nuovi positivi nella settimana appena trascorsa, con un incremento dell'86%, il report della Protezione Civile. Si conferma la sensibile risalita del numero dei nuovi positivi in tutte le regioni italiane, con un tasso che sembra non volersi fermare. Nella settimana dal 12 al 18 ottobre sono stati infatti registrati 59.291 nuovi positivi, un aumento del 100,2% rispetto ai 29.621 della settimana precedente. Il report, a cura dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, che riporta i dati della Protezione Civile, ci informa sull'aumento del numero dei contagiati anche nella nostra isola. Nella settimana appena trascorsa, infatti, si sono registrati 2.998 nuovi positivi, con un incremento dell'85,9%. Numeri che devono essere confrontati anche con la media di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione residente. In Sicilia, infatti, una delle regioni meno colpite nella fase iniziale della pandemia, sono stati effettuati dall'inizio dei controlli 11.985 tamponi per 100.000 abitanti. Un numero che sale esponenzialmente in questa ultima settimana, periodo nel quale sono stati effettuati 46.535 tamponi, il numero più elevato dall'inizio dei controlli, con un incremento dell'8,8% rispetto alla settimana precedente. Più tamponi dunque e anche più positivi, un aumento dei controlli che permette una maggiore consapevolezza. Ogni 100.000 abitanti in rapporto alla popolazione residente sono stati effettuati 936 tamponi, un dato che cerca di avvicinarsi a quello nazionale, che è pari a 1.619. Cambiamo argomento: mafia, sequestro di beni per 250.000 euro a Diego Guzzino, esponente della famiglia di Caccamo. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un provvedimento di sequestro di un immobile e alcuni rapporti bancari nei confronti di Diego Guzzino, per un valore stimato di circa 250.000 euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Guzzino risulta tra i personaggi che hanno caratterizzato la storia criminale di Caccamo dagli anni Ottanta, come riscontrato anche dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Condannato in via definitiva nel 2008 per associazione mafiosa a 7 anni di carcere, ha continuato successivamente ad accrescere il suo spessore criminale all'interno della famiglia mafiosa di Caccamo. Nel 2016 è stato nuovamente tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Black Cat per diretto la famiglia di Caccamo, dedicandosi alla commissione di estorsioni, atti intimidatori e danneggiamenti, trattenendo riservati e clandestini rapporti con diversi sodali anche di altri mandamenti.
Con sentenza del 20 dicembre del 2017 al Tribunale di Palermo, confermata in appello il 10 ottobre del 2019, Guzzino è stato condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione e dallo scorso marzo è agli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica di Palermo, tenuto conto di queste condotte, ha pertanto delegato accertamenti economico-patrimoniali agli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato una significativa sproporzione pari ad oltre 270.000 euro tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo. Disposto quindi il sequestro di una villa con relative pertinenze nella residence Mare Lunga Village a Campofelice di Roccella, nonché di diversi rapporti bancari per un valore stimato di circa 250.000 euro. Il Tribunale infatti ha ritenuto che l'immobile di pregio acquistato in assenza di fonti di reddito giustificate e le giacenze sui rapporti bancari incompatibili con l'accumulo di risparmi illeciti intestati o nella disponibilità del proposto rappresentino il frutto delle attività illecite esercitate da Guzzino o il reimpiego dei relativi proventi. I dipendenti regionali querelano Nello Musumeci, raccolta firme e sit-in di protesta per dire basta agli attacchi contro il pubblico impiego regionale da parte del governatore. Metà dei dipendenti regionali è assolutamente inutile, ne è decisamente convinto il governatore siciliano Nello Musumeci, che qualche giorno fa è tornato nuovamente sul tema. I regionali non ci stanno e si mobilitano. Giovedì 22 ottobre, nel rispetto delle norme anti-Covid, è prevista l'assemblea dei lavoratori regionali indetta dal SIAD CSA CISAL per la raccolta delle adesioni alla querela nei confronti del governatore Nello Musumeci. Il presidente qualche giorno fa ha reiterato le sue inqualificabili offese nei confronti del personale della regione siciliana, dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Locurto del SIAD CSA CISAL. Adesso i lavoratori ne hanno abbastanza e sono pronti a difendersi in ogni sede. La nostra organizzazione sindacale mette i propri legali a disposizione di tutti i dipendenti ed in modo completamente gratuito. Le organizzazioni sindacali FP, CGL, CISL FP, UIL FPL, COBAS, CODIR e SADIRS proclamano lo stato di agitazione del personale regionale e scenderanno in piazza per dire basta agli attacchi del presidente della regione contro il pubblico impiego regionale. Tutti i dirigenti sindacali scenderanno in piazza lunedì 26 ottobre a Palermo per un sit-in di protesta davanti Palazzo d'Orléans. L'appuntamento di Piazza Indipendenza è stato fissato alle 15 e sarà effettuato in nome di tutti i dipendenti regionali nel rispetto delle normative anti-Covid che vietano gli assembramenti. Nel corso della manifestazione di protesta si terrà un incontro con la stampa presente per dimostrare le falsità di Musumeci e le ulteriori azioni di lotta, nonché ulteriori forme di protesta negli uffici regionali, qualora il presidente continui nel suo percorso di ostacolo alla modernizzazione della macchina amministrativa. Durante il sit-in quindi si darà anche il via a una raccolta firme con l'obiettivo di impegnare il governo Musumeci a portare a termine la riclassificazione del personale regionale, di cui l'esecutivo regionale ha di fatto bloccato i lavoratori della commissione paritetica istituita all'ARAN, non modificando le direttive nella direzione richiesta dai sindacati di utilizzare le dovute risorse finanziarie, compresi anche i residui dei fondi stanziati per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016-2018. Solidarietà ieri pomeriggio in piazza a Palermo per riconoscere l'operato del questore Renato Cortese. Indelebile hanno sottolineato gli organizzatori le immagini del 2 aprile del 2006, quando Cortese era a capo della squadra catturandi palermitane a Corleone, è stato prelevato nella masseria di Montagna dei Cavalli il boss latitante Bernardo Provenzano. Oggi siamo qua in qualità di cittadini, non per entrare assolutamente nel merito della magistratura, perché non è di nostra competenza, ma è solo per dire al nostro questore Renato Cortese che siamo solidali a questa situazione, nulla di più. Non vogliamo assolutamente entrare nel merito della magistratura, perché non è di nostra competenza, lo dico e lo ribadisco. È chiaro che daremo il benvenuto al prossimo questore, al questore che seguirà Renato Cortese, però ripeto, la solidarietà, il significato di questo sit-in è la solidarietà al nostro questore. Oggi salutate il vostro questore, ma non solo. Sì, oggi siamo qui per esprimere massima solidarietà al nostro questore, dottor Renato Cortese, uno dei poliziotti più grandi, la massima punta della Polizia di Stato.
La sentenza va rispettata perché è stata emanata dall'autorità giudiziaria, ma non per questo la possiamo condividere e neanche possiamo essere d'accordo. Noi vogliamo manifestare la nostra solidarietà al nostro questore e ci dispiace tanto che lascerà la città di Palermo, a cui ha dato tanto e ha levato tanta di quella feccia dalla città di Palermo che dovrebbero fargli, al mio avviso, una statua. Lei ha preparato anche delle bandierine ricordo. Sì, è il minimo che potevamo fare per il nostro questore. Il questore di Palermo è stato un grande questore, dobbiamo tanto a questa persona, non lo dimenticheremo mai, pur accettando la decisione della magistratura, per carità, però io non dimentico ciò che ha fatto per questa città, per questa regione e per la nazione intera. Non dimentichiamo, qui c'è l'arresto di Provenzano con il nostro questore, è una delle tante operazioni fatte da lui. L'atrofia muscolare spinale detta SMA colpisce circa 100 persone in Sicilia. Molte forme lievi o moderate di questa malattia genetica rara sono però ancora segnalate tardivamente. È fondamentale pertanto riconoscere tempestivamente i sintomi spia del suo esordio nei bambini come negli adulti. Centri specializzati dell'isola sono attrezzati per formulare una diagnosi precoce con una visita specialistica e un test di genetica molecolare. La SMA è una malattia neurodegenerativa di origine genetica, quindi una malattia che si trasmette dai genitori che sono portatori sani ad alcuni figli, perché si trasmette in modo autosomico recessivo. È una malattia rara, non certamente frequente, ma in base ai dati epidemiologici possiamo dire che in Sicilia sono presenti circa 100 pazienti, nella vicina Calabria circa 40 pazienti. Ci sono differenti forme a secondo dell'età di esordio. Può venire sia in età infantile, addirittura nei primi giorni o nelle prime settimane di vita, nei primi anni di vita, ma ci sono delle forme un po' più rare che possono esordire in età adulta e questo complica anche l'iter diagnostico, perché alcuni sintomi possono rimanere poco attenzionati, possono essere possono confondere, possono portare all'ipotesi di diagnosi errate. Il disturbo prevalente è quello della diminuzione della forza muscolare, perché vengono colpiti i motoneuroni, cioè i nervi che vanno a innervare i muscoli, quindi c'è una diminuzione della forza muscolare. Nei bambini possiamo avere difficoltà anche a respirare, a inghiottire, difficoltà a mangiare. Negli adolescenti, negli adulti c'è una diminuzione delle performance motorie. Il nostro centro è da tanti anni che si occupa di questi pazienti che hanno bisogno di controlli periodici assidui, multidisciplinari, in cui il paziente viene visto dal neurologo, viene visto dall'opneumologo per l'aspetto appunto respiratorio, viene visto dal fisiatra e dai fisioterapisti, e viene visto anche dallo psicologo, perché essendo una malattia che incide sulla qualità della vita del paziente e della famiglia intera, necessita anche di una valutazione e di un supporto psicologico. Torna da domani a domenica a Palermo il Festival delle Letterature Migranti, manifestazione che dal 2015 promuove e diffonde l'incontro tra culture adottando le migrazioni narrative, geografiche e fisiche come criterio interpretativo del contemporaneo. Anche per il 2020 il Festival organizza quindi, non solo in luoghi fisici ma anche online, 5 giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, mostre e spettacoli sul tema oasi e deserti. Il Festival delle Letterature Migranti riceve come premio la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riceve come premio il consenso che verrà dato dai tanti che parteciperanno quest'anno come non mai grazie al web. È un modo per vivere il tempo della pandemia, ma non rinunciare a un'iniziativa che ormai fa parte della storia e dell'identità culturale di questa nostra città, con un tema oasi e deserto che a mio avviso mira ad un mondo nel quale l'oasi sia il mondo e il deserto sia l'individuo che aiutiamo
a uscire dal deserto, a entrare nell'oasi, a condividere l'oasi. La presenza di straordinari scrittori, la presenza di musicisti, di attori, di interpreti del mondo che cambia, credo che sia la migliore conferma che questo è un festival non dei migranti, ma delle letterature migranti, dove migrante è la persona nello spazio, migrante è la persona nel tempo e migrante è la persona tra le diverse sensibilità religiose, artistiche e culturali. Un festival come quello delle letterature migranti, che mette insieme tutte le arti, sicuramente ci aiuterà a creare e a trovare un rapporto privilegiato innanzitutto con noi stessi, con quella che è la riflessione che stiamo vivendo in questo periodo, ma sicuramente ci permetterà anche di guardare la realtà che ci circonda in una prospettiva assolutamente proiettata verso il futuro. Nuovo passo avanti per trasformare l'ex manifattura tabacchi di Catania in museo regionale. Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria dell'appalto, la Valori Consorzio Stabile di Roma, i lavori di recupero e adeguamento dello storico edificio nel cuore del quartiere di San Cristoforo. Presente alla cerimonia il presidente della regione Nello Musumeci. Si avvia alla realizzazione un sogno, un antico sogno che io accarezzavo già quando ero presidente della provincia di Catania, quello di dare al capoluogo Ateneo un museo regionale, un museo archeologico che riqualificherà non soltanto l'edificio ottocentesco della manifattura dei tabacchi, che ha avuto un ruolo importante nell'economia cittadina, ma riqualificherà anche il quartiere di San Cristoforo, che ha bisogno di un centro di attività culturale che abbia una ricaduta anche economica, perché il museo apparterrà al quartiere, apparterrà alla città, apparterrà a tutto il mondo della cultura e delle scienze, perché conterrà reperti di grande valore. Uno sforzo finanziario che abbiamo compiuto come regione e con fondi europei per circa 5 milioni di euro, il progetto è dell'architetto Nicola Neri, realizzato assieme ai colleghi della soprintendenza di Catania con la guida della soprintendente Panvini, 18 mesi per poter completare l'opera, ma noi stiamo pressando sull'impresa perché si possa realizzare in tempi ancora più brevi. È veramente un punto di arrivo e un punto di partenza. Punto di arrivo perché ormai siamo alla consegna dei lavori all'impresa, un punto di partenza perché 18 mesi sembrano tanti, ma alla fine questo straordinario edificio diventerà uno spazio museale e culturale di grande prestigio, di cui la Sicilia aveva assolutamente bisogno. I reperti archeologici non sono soltanto frutto di scavi, ma anche di interventi da parte delle forze dell'ordine, delle strutture dello Stato a danno di tombaroli che negli anni hanno devastato gran parte del patrimonio archeologico della nostra isola, molto spesso sotto lo sguardo indifferente di chi avrebbe dovuto e potuto vigilare. È uno sforzo che impegna l'utilizzo di fondi comunitari. E tenete conto che è stato un iter travagliato perché si immaginava dapprima il museo archeologico nel carcere vecchio di Piazza Pietro Lupo, si era anche arrivati nel 2000 ad una firma di convenzione con l'assessorato regionale ai beni culturali, poi gli altri governi hanno avviato l'ipotesi della manifattura tabacchi. Il mio governo ha sollecitato la definizione del progetto e l'avvio della gara, adesso siamo al fatto concreto e quindi non vi nascondo la mia soddisfazione, ma credo la soddisfazione di chiunque abbia a cuore l'aspetto culturale di questa regione, che ha bisogno di proiettarsi al mondo come un polo di forte capacità attrattiva. Serie C, il Palermo torna nuovamente in campo, giocherà al Barbera contro la Turris domani.
Ci vorrà un Palermo tutto cuore e concretezza. Lo scoglio Turris è tutt'altro che semplice per la squadra di Roberto Boscaglia, che domani al Renzo Barbera sarà nuovamente chiamata al riscatto dopo il traumatico avvio di stagione. Un solo punto, un solo gol e ben 3 sconfitte accumulate nelle prime 4 gare. Si tratta di numeri preoccupanti che, se confermati, hanno tutte le potenzialità per mutare quelli che erano gli obiettivi fissati con l'inizio della stagione. Della partita fra Bisceglie e Palermo ha parlato, come di consueto, l'ex rosanero Roberto Biffi a sport19.it. Dopo essere poi passati in svantaggio, purtroppo si è spenta un po' la luce. Questa è una cosa che probabilmente non dipende solo dal fattore tecnico o agonistico, è proprio probabilmente una insicurezza proprio a livello mentale che la squadra ha. Probabilmente il fatto di non riuscire a fare risultati positivi per lungo tempo crea qualche scompenso proprio a livello di testa, che poi si tramuta in mancanza di forza nelle gambe. Boscaglia deve sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo al Barbera, dove i rosanero avranno la possibilità di esibirsi per la prima volta davanti ad una ridottissima percentuale di pubblico, fissata a 1000 spettatori. Per ciò che riguarda la difesa, oltre a Pelagotti, potrebbe esserci la conferma del neo arrivato Almici, così come per Luperini per quanto concerne il centrocampo. Una serie di ballottaggi caratterizzerà invece la vigilia per il settore avanzato, dove Silipo potrebbe rappresentare la pedina nuova rispetto alle scorse settimane. Al Renzo Barbera, fra Palermo e Turris, il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di programmi. Arrivederci. Grazie.